E contro la crisi si organizzano anche i teatri, ecco che i foyer si trasformano in ristoranti prima o dopo lo spettacolo. Carlotta Manno. È una formula vincente perché arrivi dentro, mangi, sembra un ristorante, improvvisamente dopo cena in 5 minuti tirano fuori un teatro dal niente. Se vuoi venire a fare una serata completa, spendi come se tu fossi a cena, invece vedi spettacolo e cena. Sogno di una notte di mezz'estate davanti a una bistecca o un aperitivo? Non sobbalzino sulla sedia i cultori del teatro. In tempi di crisi la parola d'ordine è ottimizzare e così i foyer dei teatri si trasformano in ristoranti o, se preferite, i ristoranti diventano palcoscenici. Mia moglie voleva fare un'associazione culturale per inventarsi un teatro. Io faccio il cuoco, per cui mi ha detto: "Ma te ci stai?" Io: "Come no, a voglia." Se a Firenze l'idea è familiare, a Milano il foyer del teatro è stato affittato a un gruppo di giovani che lo hanno trasformato in un bistrò. La formula è la stessa ovunque: si arriva puntuale, circa un'ora e mezza per cenare, o a buffet o comodamente serviti, e poi via, si cambia. Abbiamo circa un'ora e mezza perché il cliente arriva verso 19:30-20 e dobbiamo soddisfarlo nell'arco di un'ora e mezza. Tutti gli ospiti, senza esclusione, vengono chiamati a collaborare, chi sparecchia, chi sposta le sedie. Tempo massimo per la trasformazione, 10 minuti. Quanto ai prezzi? 10 euro in media per lo spettacolo e una ventina per la cena.